Andiamo a Campobasso da Antonio, vai. Finalmente, buonasera. Dimmi Antonio. Prendi un po', nel resto d'Europa e nei paesi dell'est, in macchina non puoi fare il cazzo che ti pare, capisci, ignorante? Fumare in macchina è vietato, è vietatissimo. È arrivato ormai, a parte che te non è vero. Io perché ho girato l'Europa, in alcuni, ignorante, perché se ti scappa la sigaretta in macchina accesa, tu provochi incidenti per te e per gli altri, hai capito, ignorante? Lorenzo, ti segnalo che sei d'accordo con... Sei d'accordo, ignorantone, tu alla guida devi essere perfetto. Non ti devi distrarre. Senti, alla guida. Hai bevuto stasera? Eh? No, non ho bevuto, sei tu che stai ignorante come una tapanara. Allora, amico mio, innanzitutto ti segnalo che solo alcuni paesi hanno quello che dici tu. Io solo alcuni ho paesi. Girato l'Europa e in macchina non si può fumare. Ma in chi macchina, te l'ha detto? Ma non è vero. Stai calmo, altrimenti ti prendo un coccolone. Stai calmo, ti prende un coccolone. Te lo sto dicendo, ti prende un coccolone, stai in tranquillo. In Europa non puoi fumare. Stai tranquillo che il cuore. La polizia che fumi in macchina, il ti cuore, fa una bella multa. Il cuore è un problema. La terza volta ti ritiro la patente e ti manda a fare in culo, cammina a piedi, capito, scemo? E il cuore è un problema poi se ti agiti, capito? Hai capito? È un, problema se ti agiti. Non puoi fare il cazzo che ti pare come dici tu. Io ti ripeto, il problema, il cuore crea dei problemi ogni tanto. Sei ignorante, hai avuto la fortuna di fare 2 ore di trasmissione, prendi una barca di soldi e lo fai. Antonio, ma devi stare tranquillo però. Devi stare tranquillo, calmo. Altrimenti il cuore. Quando parlo io devi tacere. Com'è che dice la Santa Croce di Parenza? Piccolo idiota davanti a me in ginocchio. Capito? Adesso lo cambio, lo trasformo per te. Piccolo idiota! Piccolo idiota! Piccolo idiota! In ginocchio davanti a me! In ginocchio, Antonio! In ginocchio! In ginocchio, eccolo lì! Eccolo che si scalda! Eccolo che si. In ginocchio davanti a me! Idiota! In ginocchio davanti a me! In ginocchio! In ginocchio! Zitto! Degnosamente perché ecco, ha cambiato argomento, ecco, non ho capito. Io per questo ho telefonato. Dimmi un po' che è successo alla ragazzina di 15-16 anni, vediamo la puttana. La ragazzina ancora non maggiorente. Non maggiorente. La responsabilità è dei genitori. Sì, se uno le stupra, di chi è la responsabilità, Genio? Qual è la genialata che stai dicendo? Di chi è la responsabilità? Genio, allora, di chi è la responsabilità? Le ragazzine che non hanno superato l'età, di maggiore età, devono andare vestite un po' degnosamente. Anche le donne di maggiore età. Anche le madonne di maggiore età. Ma come cazzo parli? Tira più un pelo di figa e non un carro di buoi. Senti Genio. Allora, non ho capito. Dunque, se qualcuno le stupra, la colpa è anche un po' loro, giusto? No, se qualcuno le stupra, la colpa è anche un po' loro. Bravo, certo. Idiota, in ginocchio davanti a me, idiota, in ginocchio, davanti a me, idiota, in ginocchio per la cazzata che hai detto, mettiti subito in ginocchio per la cazzata che hai detto, Antonio, in ginocchio davanti a me per le cazzate che stai dicendo, inginocchiati, subito, inginocchiati e chiedi perdono, chiedi perdono davanti a me, subito. Chiedi perdono! Zitto, che non si possono dire queste cose! Zitto! Inginocchiati davanti a me per le cazzate che stai dicendo! Inginocchiati subito! Pubblicità! Pubblicità! Inginocchiati! Togliete la parola a questo stronzo! Piccolo idiota, davanti a me, in ginocchio!